È un piacere essere qui con voi, vi ringrazio della vostra attenzione e è una serata un po' particolare. E, come vedete, una serata dedicata alla cultura del vino, perché il sommelier è la figura preposta per fare da trait d'union tra i produttori d'eccellenza che vedete qui esposti e che potete degustare e il pubblico che siamo noi, i fruitori, i consumatori. Il sommelier si interpone come comunicatore di questo messaggio di cultura, delle tradizioni, della storia legata al prodotto vino. Stasera è una serata un po' particolare anche perché il consiglio di delegazione dell'Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Grosseto, da quest'anno per Summer Ice ha istituito un premio proprio per la persona che secondo noi ha dato un incentivo, ha dato un segnale per la cultura del vino. Questa persona è una persona che professionalmente si è affermato nella vita, che però nel suo tempo libero, proprio per la passione e per la cultura del vino, ha portato avanti un percorso, un segnale proprio per quanto riguarda la vite. In consiglio di delegazione abbiamo istituito questo riconoscimento che si chiama La Vite del Cuore, proprio per dare questo segnale per quanto riguarda proprio la volontà della persona di dare con amore, di dare con passione un segnale per quanto riguarda la vita. Perdonate che cambio il microfono che non funziona tanto. In delegazione è stato fatto un nominativo segnalato dal sottoscritto. Bene, allora io ho piacere di consegnare questo premio importante e significativo per la delegazione, perché vogliamo rendere merito proprio a questa persona che si è impegnato nella vita, nel suo tempo libero, per portare avanti la cultura del vino. Bene, io invito a venire qui accompagnato dai figli Claudio, Roberta e dalla moglie Rosalia, al dottor Angelini Giuseppe. Io vorrei leggere questa motivazione perché veramente è la vite nel cuore, perché io conosco benissimo il dottor Angelini, il suo percorso che ha fatto, ha una bellissima vigna dentro proprio il castello di Castiglione della Pescaia, una cosa favolosa, uno spettacolo veramente entusiasmante, e con passione il dottore ha portato avanti per la vita, durante la sua vita, nel suo tempo libero, questa grande passione che ha portato insomma ad avere questa magnifica vigna nel castello di Castiglione della Pescaia. Io leggo la motivazione del consiglio. Apprezzato e stimato medico specialista di odontoiatria, ha portato avanti con passione e sacrificio il messaggio culturale della coltivazione della vite. La delegazione AIS di Grosseto, con il simbolo del Tasse Ben, vuole riconoscere pubblicamente al dottor Angelini Giuseppe il lavoro svolto consegnando il riconoscimento La Vite del Cuore, luglio 2014. Grazie. Il simbolo del sommelier, in questo caso è di cristallo,
Il cristallo è sintomo di purezza, di trasparenza, è l'oggetto più importante per la nostra delegazione. Grazie, grazie. Bene, di nuovo un applauso, vi ringrazio. Accanto a me, scusate, gentilmente accanto a me c'è il vicepresidente regionale di AIS Toscana, che è il sommelier professionista Luigi Pizzolato e che è anche delegato della Val d'Esta. Io innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza e veramente per l'attaccamento all'associazione italiana sommelier. Non so se mi conoscete, qualcuno sì, l'ho incontrato alcuni corsi, altri produttori ci conosciamo da un po' di tempo. Io farei un grandissimo applauso al delegato Antonio Stellini. A tutti i suoi collaboratori e a tutti i soci dell'AIS Grosseto. E aggiungo questo, io vengo dal centro della Toscana e devo dire che nel corso degli anni Grosseto non ha avuto mai una grandissima immagine. Invece oggi, siccome sono un sostenitore di Antonio, io ho fatto un percorso qui ovviamente a Grosseto e per cui con orgoglio oggi Grosseto non ha niente da invidiare a nessuna delegazione della Toscana, perché il lavoro è stato veramente grande. E poi anche una, qui mi riferisco a produttori, ha una grandissima produzione di alto livello, per cui un delegato che ha tutte, diciamo, questa fortuna immensa di avere anche il suo fianco ai produttori, è anche più facile fare il delegato, Complimenti Antonio e grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie della vostra attenzione, ci vediamo per i saluti. Grazie a tutti.